sono Barbara Piovan, infermiera del Centro 18 di Arezzo, istruttore di questa disciplina che si chiama PBLSD, secondo linea guida IRC. Oggi faremo la disostruzione nel bambino da un anno fino alla pubertà. Quando ci troviamo di fronte ad un bambino che ha più di un anno, le manovre di disostruzione da corpo estraneo si risolvono in quelle che sono, come nel lattante, nelle cinque panche interscapolari. La particolarità di queste manovre sta nelle dimensioni del bambino. Un bambino di 2 anni, più o meno come può essere all'incirca questo manichino, noi ci dobbiamo mettere seduti, appoggiamo il torace del bambino sulla nostra coscia, così, teniamo la mandibola con il volto e sempre con la parte ossea della mano andremo a dare quelle che sono le 5 pacche in mezzo al torace. 1, 2, 3, 4, 5. Questo è il punto dove devono essere effettuate le pacche interscapolari, in mezzo alle 2 scapole. Devono essere pacche vigorose perché servono per dislocare quantomeno il corpo estraneo che va a ostruire completamente le vie aeree. Parte ossea della mano, un bel colpo vigoroso per 5 volte. Effettuate le 5 pacche interscapolari, ce lo mettiamo di fronte. Andremo a mettere il nostro braccio sotto il braccio del bimbo. Andremo a ricercare quello che è il punto dell'ombelico con il dito indice. Con il dito pollice andremo a cercare la fine dello sterno. Con l'altra mano formeremo un pugno. Chiudiamo la mano a pugno, la mettiamo tra i due reperi e troviamo il punto esatto dove andremo a fare delle compressioni in rotazione chiamata manovra di Emnich. Questo per 5 volte. Potremmo avere la possibilità che il corpo esterno non si dislochi e il bambino perda conoscenza. Perdere conoscenza non significa andare in arresto cardiaco, il cuore ancora batte, ma non si respira. È per questo che noi dobbiamo essere veloci nel praticare quelle che sono sia queste manovre di disostruzione sia la manovra di rianimazione, che serviranno in questo caso non tanto a far ripartire il cuore, perché come abbiamo già detto ancora per qualche minuto funziona, ma per fare una compressione, una pressione dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. In caso che abbiamo la perdita di coscienza, il bambino diventa flaccido. Lo appoggiamo su un piano rigido che può essere o un tavolo se il bambino, diciamo, va da un anno fino ai 5 anni, o addirittura sul pavimento. Mettiamo la nostra mano a C sulla fronte, 2 dita sotto il mento, con il pollice apriamo la bocca. Guardiamo se vediamo affiorare questo corpo estraneo. Se lo vediamo affiorare, possiamo mettere un dito indice per cercare di toglierlo, ma soltanto questa manovra va fatta se lo vediamo affiorare. Nel caso in cui diamo un'occhiata, non vediamo affiorare niente, dobbiamo iniziare con le 5 insufflazioni di soccorso. Per motivi didattici utilizzeremo quello che è una garzina, ma ovviamente ognuno nel proprio bambino non utilizzerà questi dispositivi di protezione, diciamo, occasionali. La ventilazione nel bambino va fatta come nell'adulto. Con la mano esterna che andava a tenere la fronte andiamo a chiudere le narici, apriamo la bocca, prendiamo fiato e andremo a avvolgere la nostra bocca alla bocca del bambino e andiamo a insufflare. Abbiamo fatto le nostre 5 insufflazioni, come avete potuto vedere il torace non si è alzato, il bambino è sempre incosciente. Entriamo in quello che è la rianimazione cardiopolmonare. Andremo a scoprire il torace del bambino completamente. Dobbiamo andare a ricercare quello che è il centro del torace, posizionando 2 dita nello sterno, dita rigide, e faremo le nostre 15 compressioni. 1, 2, 3, 4, 10,
12, 14, 15. Come avete visto, il torace si è alzato, quindi il corpo estraneo si è dislocato. E qui l'importanza di queste manovre, l'importanza di rimanere calmi, e ovviamente tutte le manovre che avete visto fino adesso sono, sarete supportati da quello che è l'infermiere in centrale operativa. Chi oggi non ha un telefono cellulare da mettere in viva voce, anche se si trova solo una mamma, si trova solo un papà. Quindi il nostro compito di infermieri di 118 è quello di tranquillizzare e impartire quelle che sono queste manovre risolutive per la vita.